Nicola, sono un amministratore delegato e ho il compito di introdurvi a questo 46esimo appuntamento. E seguiranno sempre nel corso di questa mattinata l'intervento del Presidente Schianchi, Presidente di Comufficio, e dopo avremo il Professor Balocco che ci racconta i risultati di questa analisi che conduciamo insieme su un osservatorio congiunto SMAU, Osservatorio del Politecnico di Milano, e termineremo con i premi. Prima però di raccontarvi i premi, che sono a mio avviso un punto fondamentale, vi volevo raccontare cosa abbiamo fatto e qual è l'obiettivo di questo SMAU, che ormai ha così tanti anni e ha vissuto nella sua storia momenti molto molto diversi. Allora, voi sapete che in realtà esiste questa correlazione molto stretta tra investimenti in IT e crescita del PIL, no? Questo è un dato documentato e sappiamo anche che l'Italia rispetto al resto d'Europa tradizionalmente è fanalino di coda, quindi pochi investimenti in IT, diciamo inferiori a quelli della media europea, e una conseguente crescita del PIL è ridotta. Ma e questa è la fotografia, ecco, fatta in media, raccontata da Assinform qualche giorno fa, è ancora più sconsonante perché abbiamo qualcosa come un -7% di spesa all'ultima misura e quindi ecco, parrebbe una situazione oggettivamente molto, molto critica. Quello che vi voglio raccontare invece è quello che abbiamo scoperto nel corso di quest'anno con gli eventi local. Quindi noi avevamo un marchio molto forte che era riconosciuto dalle aziende utenti come un marchio legato al cambiamento negli uffici, in organizzazione, che era SMAU, e abbiamo deciso insieme alle diverse associazioni di categoria della domanda di andare nei più grandi, nei macro, diciamo, bacini industriali, le aree più ricche di PMI d'Italia, per raccontare, ecco, in una modalità nuova quali sono in realtà i benefici di business che si possono ottenere con le tecnologie. Sì, buongiorno. Mi chiamo Marco Schianchi, sarò ancora più sintetico del nostro amico Pier Antonio. Sono presidente di Comufficio, dicevo, e sono orgoglioso di essere qua, giacché la Comufficio, come forse pochi sanno, ha dato origine allo SMAU. SMAU nasce in Comufficio, si sviluppa con Comufficio, tutti conoscono il figlio, pochi conoscono la madre. Sono poi membro della giunta esecutiva della Confcommercio nazionale ed è per questo che abbiamo messo in piedi questa manifestazione assieme a SMAU, avendo noi la rappresentanza come Comufficio di tutti coloro che offrono soluzioni tecnologiche e come Confcommercio la rappresentanza di tutti coloro invece che utilizzano le tecnologie per migliorare la loro gestione. Ecco, per portare un contributo che è molto importante, abbiamo voluto innanzitutto, e qui è la prima volta che lo dico, rilevare su tutto il territorio nazionale qual è lo stato delle tecnologie nei nostri negozi e nei nostri pubblici esercizi. Quando parlo di negozi di vicinato, lasciamo stare quindi la grande distribuzione che è autonoma, che cammina da sola, siamo andati a vedere com'è oggi la situazione nei negozi tradizionali. Non vi do oggi, ma ve la mandiamo stamattina, ma ve la mandiamo nel pomeriggio, la slide con i numeri che adesso io vi leggo, perché abbiamo preferito 10 città e province del nord, 10 città e province del centro, 10 città e province del sud, quindi abbiamo uno spettro che è molto vicino alla realtà globale. E allora cosa porta come ufficio in SMAU? Porta un progetto di cambiamento di questi negozi di prossimità tramite il contributo determinante delle nuove tecnologie informatiche ed elettroniche. Noi riteniamo che dobbiamo fare sistema, queste parole che tutti i giorni diciamo ma che poco si vedono, fare sistema fra
i protagonisti del cambiamento che oggigiorno stanno andando ognuno per la propria strada. Buongiorno a tutti, io sono Raffaello Balocco, faccio parte della School of Management del Politecnico di Milano e ho l'obiettivo di presentarvi alcuni dati che abbiamo rilevato insieme a SMAU specifici in una serie di ricerche relativi a piccole e medie imprese e a grandi imprese. Due parole rapidissime sull'istituzione di cui faccio parte della School of Management, che è la parte gestionale, diciamo, di management all'interno del Politecnico di Milano. In particolare all'interno della School of Management io faccio parte di un centro di ricerca, un centro di eccellenza, che è quello degli osservatori sull'ICT e sul management, che dalla fine degli anni 90 sono proprio focalizzati sull'analisi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a supporto delle imprese. Abbiamo una trentina di osservatori, pubblichiamo molti report, organizziamo molti convegni durante l'anno, abbiamo una base empirica su cui basiamo le nostre ricerche molto ampia, in particolare nel corso del 2008 abbiamo analizzato circa 3.000 aziende sia attraverso studi di caso sia attraverso survey. Prima di entrare nel merito di alcuni risultati delle nostre ricerche che abbiamo realizzato in esclusiva, diciamo, per questo evento, voglio annunciarvi ufficialmente, insieme a Pier Antonio Macola, la nascita di un osservatorio SMAU School of Management. Questo è il primo anno che ci presentiamo di fatto insieme, è, diciamo, un super osservatorio che ha proprio l'obiettivo di andare ad analizzare lo stato dell'ICT in Italia, sia nelle piccole imprese sia nelle grandi imprese, e l'utilizzo dell'ICT come abilitatore di nuovi mercati, ad esempio i mercati digitali.